Il sogno della comunità parrocchiale di Sant'Antonio di Padova e soprattutto del suo parroco Fratindaro Faranda si è avverato. Martedì, nel corso di una solenne celebrazione eucaristica, l'arcivescovo Monsignor Corrado Lorefice ha consacrato l'altare della chiesa bagherese alla presenza di una grande folla di fedeli. Presenti anche il ministro provinciale dei frati minori, Fra Alberto Marangolo, l'ex parroco Fra Renato Saitta con Fra Giacomo Spalletta, Fra Pietro Buttitta e tanti altri frati provenienti da diversi centri della Sicilia. La celebrazione, diretta dal cerimoniere della cattedrale Don Giosuè Lobue, ha vissuto alcuni momenti dal grande significato spirituale. Tra questi, l'aspersione del popolo in segno di penitenza e in ricordo del battesimo, l'unzione con il sacro crisma dell'altare, sul quale è stato posto un braciere con l'incenso ad ardere, e la deposizione delle reliquie di Sant'Antonio, Santa Chiara e del Beato Padre Puglisi ai piedi dell'altare. Quindi l'unzione delle 12 croci poste all'interno della chiesa in onore dei 12 apostoli, l'accensione delle candele dell'altare e contemporaneamente l'illuminazione della chiesa a festa. Dopo la liturgia eucaristica, il parroco Fratindaro Faranda ha espresso i sentimenti della sua più grande gratitudine, ringraziando l'arcivescovo e tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita dell'evento di grazia. Al termine, all'ingresso della chiesa, è stata scoperta una lapide commemorativa a memoria del significativo ed intenso momento ecclesiale. Sento solo profonda gratitudine verso il Signore per la grazia che ha dato a me, alla mia comunità parrocchiale, alla mia fraternità, alla provincia dei frati, perché consegniamo a Lui stasera questa casa di preghiera e perché al nuovo altare si possa celebrare come al Signore conviene, come è giusto. È solo un modo per dirgli sempre più grazie per tutto ciò che ci dà e per tutto ciò che siamo. Abbiamo avuto un grande tempo di travaglio. Dicevamo alla catechesi l'altra sera, che Sant'Agostino lo dice anche nelle sue omelie, il tempo dei lavori è nel travaglio, nella fatica, nel dolore, ma il giorno della dedicazione è nella gioia. Ecco, penso che questo riassuma perfettamente i nostri sentimenti.